Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. In questa playlist andiamo a vedere tutto quello che c'è da sapere sullo studio di funzione. Partiamo come sempre dall'ABC. In ciascun video andremo a vedere i singoli esercizi. Quindi andiamo a vedere come si trova il dominio, la funzione pari, dispari, il segno di una funzione, fino ad arrivare al grafico vero e proprio della funzione. Partiamo quindi dalla cosa più importante, andare a definire il dominio di una funzione. Qui vi ho posto un riepilogo, quindi in base al tipo di funzione sappiamo che il dominio si trova in questo modo. Quindi partiamo subito da un esercizio pratico. Andiamo a fare una funzione intera. Questa è una classica funzione intera. Da questo schemino che vi ho fatto il dominio si trova così, ovvero non dobbiamo fare calcoli, non dobbiamo fare nulla, scriviamo subito dominio uguale tutto R. Quindi in caso di una funzione intera è molto semplice. Andiamo a fare una funzione di tipo esponenziale. Questa funzione è esponenziale perché ho una base, in questo caso e, elevato a qualcosa, l'esponente alla x, cioè alla nostra incognita. Nella tabellina abbiamo visto che quando ho una funzione esponenziale, anche qui il dominio è tutto R. Quindi non devo pensare a nulla, scrivo subito dominio tutto R. Procediamo nell'ordine, andiamo a vedere invece cosa succede quando ho una funzione di tipo fratta. Questa è fratta perché ho un numeratore e un denominatore e l'incognita appare al denominatore. Quindi la regola mi dice che devo andare a porre il denominatore diverso da 0. Quindi tutto questo diverso da 0. A questo punto andiamo a risolvere. Questa è un'equazione di grado superiore al secondo. Se non vi ricordate come si risolve, andate a vedere la mia playlist sulle equazioni di grado superiore al secondo. In pratica dobbiamo portare il termine noto al secondo membro cambiando di segno. Dopodiché questa è la cosiddetta equazione binomia. Devo andare a togliere 3 qui e mettere radice terza del numero che ho ottenuto. Ovviamente noi stiamo risolvendo una, ovviamente risolvere un'equazione, quindi con l'uguale è uguale a risolverla con il diverso, quindi nel nostro caso dobbiamo porre diverso. E la radice terza di 8, se vi ricordate la mia playlist sui radicali, sapete che fa 2. Quindi il nostro dominio è x diverso da 2. Lo potete vedere scritto anche così, ovvero voglio tutto R tranne, quindi meno il numero 2. Bene, quindi ricordatevi, in un'equazione fratta, denominatore diverso da 0 e andate a fare i calcoli. A questo punto andiamo a vedere un'equazione logaritmica. La riconosco subito perché ho il logaritmo in base a un numero qualsiasi e l'argomento, cioè quello che è all'interno del logaritmo, ha l'incognita x. In questo caso il dominio si trova ponendo l'argomento maggiore di 0, quindi x più 5 maggiore di 0. Questa è una semplicissima disequazione di primo grado, la devo risolvere portando il termine noto al secondo membro, ricordiamoci di cambiare segno. E quindi il dominio è x maggiore di meno 5. Andiamo a fare gli ultimi due esempi. Una funzione con il primo caso una radice pari e il secondo caso una radice dispari. Qui abbiamo una funzione con una radice, l'indice è pari, ovvero 6. La regola mi dice che tutte le volte che ho un indice pari devo andare a porre il radicando, cioè quello che sta dentro la radice, maggiore uguale di 0. Da non confondersi con il logaritmo, perché il logaritmo dovevamo porre l'argomento maggiore solo di 0, senza l'uguale, mentre in caso di radice pari devo porre radicando maggiore uguale di 0. Quindi nel nostro caso viene così. Andiamo a risolvere quindi la disequazione di primo grado, porto il termine noto di là, cambiando di segno, poi devo dividere sempre a destra e a sinistra per il coefficiente davanti all'incognita, quindi divido tutto per 3, così facendo 3 e 3 si semplifica. E quindi il nostro dominio è x maggiore o uguale di 1/3. Mentre nel secondo caso abbiamo sempre una funzione con la radice, questa volta l'indice è dispari, infatti vale 3. Qui la regola è molto semplice, non devo fare calcoli, non devo fare nulla, il dominio è tutto R. Fino a qui tutto semplice. Andiamo a complicare un po' le cose, facciamo un esercizio un pochino più difficile. Questa volta abbiamo una funzione un pochino più complessa dove troviamo sia una radice con indice pari, sia un logaritmo che una radice con indice dispari. Allora, andiamo in ordine. Qui
x alla quarta non mi dà fastidio, quindi non mi interessa. Qua ho una radice, abbiamo detto che tutte le volte che l'indice di radice è pari, nel nostro caso è 2, devo porre il radicando maggiore o uguale di 0. Poi abbiamo un logaritmo, tutte le volte che ho un logaritmo devo porre l'argomento, nel nostro caso x, maggiore di 0. Poi qui ho una radice con indice dispari, quindi abbiamo detto che quando è dispari è tutto r, quindi non devo fare calcoli. Per cui devo andare a risolvere due condizioni. Quando in un dominio ho più di una condizione, andiamo sempre a fare il sistema. Quindi andiamo a risolvere un sistema di disequazioni e poi andiamo a trovare la soluzione finale, cioè il nostro dominio finale. Se non vi ricordate come si risolvono i sistemi di disequazioni, andate a vedere la mia playlist. In pratica dobbiamo andare a risolvere separatamente le due disequazioni. La prima è una disequazione di secondo grado, quindi vi ricordo che si risolve in due passaggi. Il primo, trovo l'equazione associata. Questa è un'equazione di secondo grado pura, quindi devo portare il termine noto di là, cambiato di segno viene più 25, e poi ottengo le due soluzioni andando a fare la radice. Vi ricordo che le due soluzioni sono sempre opposte, una più e l'altra meno. La radice di 25 fa 5, quindi le due soluzioni sono più o meno 5. Ma noi vi ricordo che dovevamo risolvere una disequazione di secondo grado, quindi una volta trovate le due soluzioni facciamo il metodo del dice, oppure se preferite facciamo il metodo della parabola. Se avete qualche dubbio al riguardo vi ricordo che c'è la playlist sulle disequazioni di secondo grado, dove abbiamo fatto tutti questi tipi di esercizi. Il dice è un acronimo che vi ricordo che sta per discordi interni concordi esterni. Una volta trovate le due soluzioni le posizioniamo nella retta, dal più piccolo al più grande, e andiamo a vedere i segni di x alla seconda, che ha segno più, e maggiore uguale, che ha segno più. Più per più sono concordi, quando ho segni concordi devo prendere i valori esterni, ovvero questi due intervalli qui. Quindi la prima disequazione ha soluzione x minore uguale, perché qui c'era anche uguale, di meno 5, oppure, questa V vuol dire oppure, x maggiore o uguale di 5. E la prima è fatta. La seconda è una disequazione semplice, è già risolta, quindi la vado a ricopiare qua. A questo punto, se vi ricordate, alla fine di un sistema di disequazioni, una volta trovate le singole soluzioni, dobbiamo andare a fare la tabella delle linee, da non confondersi con la tabella dei segni, che quella va fatta quando ho una disequazione fratta. Dobbiamo andare a fare tre linee, perché ho tre risultati. Scrivo i numeri come sempre dal più piccolo al più grande, e quindi adesso andiamo a fare le linee. Devo mettere una linea dove mi dice questa soluzione, quindi minore di meno 5 qua, maggiore di 5 qua. Metto anche un pallino pieno in meno 5, 5 per indicare che c'è l'uguale. Poi devo andare a mettere una seconda linea in x maggiore di 0, quindi da qui in avanti. Questa volta metto pallino vuoto perché non ho l'uguale. La soluzione del mio sistema è dato dall'intervallo in cui vedo contemporaneamente due linee, ovvero questo. Quindi il risultato, cioè stavamo calcolando il dominio di questa funzione qua, è x maggiore o uguale di 5. Andiamo a fare un altro esercizio sempre un pochino più difficile. Ok, questa volta ho una funzione di questo tipo. Allora andiamo a vedere passo a passo cosa dobbiamo fare. Qui ho una radice con indice sottinteso 2, quindi sappiamo che devo porre quello sotto radice maggiore o uguale di 0. Poi qua ho una radice con indice dispari, quindi sappiamo che quando è dispari non devo fare nulla. Tuttavia questa radice è al denominatore, quindi quando ho una funzione fratta so che devo porre il denominatore diverso da 0. Quindi tutto questo qua sotto, non c'è bisogno che riscrivo la radice, mi basta scrivere solo il radicando, lo devo porre diverso da 0. Qua invece ho un esponenziale perché ho una potenza 7 elevato a un esponente dove appare l'incognita, ma sappiamo che quando ho un esponenziale il dominio è tutto R, quindi non devo fare calcoli. Siccome ho più di una condizione, proprio come abbiamo fatto prima, dobbiamo porre queste due condizioni a sistema. Andiamo a risolvere la prima, devo portare il 6 di qua, cambiando di segno. Divido come sempre destra e sinistra per il coefficiente davanti all'incognita, quindi diviso 4. Così facendo 4 e 4 se ne va e qua si semplifica. Sopra viene 3 e sotto viene 2. Quindi la prima soluzione l'abbiamo trovata, viene x maggiore o uguale di 3 mezzi. La vado a ricopiare in bella copia qua. Ora andiamo a risolvere la seconda.
raccolgo a fattor comune x alla seconda. Così facendo, x alla terza diviso x alla seconda fa x. X alla seconda diviso x alla seconda 1, quindi mi rimane 8. Tutto questo diverso da 0, quindi vado ad applicare la legge di annullamento del prodotto e pongo diverso da 0 i due fattori. X alla seconda diverso da 0 viene x diverso da 0, mentre questo, portando meno 8 di qua, diventa x diverso da 8. Vado a ricopiare in bella copia questa soluzione. A questo punto, siccome non ho un sistema di disequazioni, perché qui ho una disequazione mentre qua è un'equazione, non vado a fare le linee, ma vado a fare un'unica retta e andiamo a colorare le soluzioni per capire qual è la nostra soluzione finale. La prima soluzione è x maggiore o uguale di 3 mezzi, ovvero questo pezzo di retta. La seconda soluzione è tutto tranne 0 e tranne 8. Quindi ho fatto due pallini vuoti in corrispondenza di 0 e 8 e un pallino pieno, perché c'era maggiore o uguale, in corrispondenza di 3 mezzi. La soluzione è quella data dalla retta che ho colorato, quindi da qui verso destra, per cui si scrive così: x maggiore o uguale di 3 mezzi e x diverso da 8. Non vado a specificare x diverso da 0, perché 0 non fa parte del mio intervallo. Le mie soluzioni vanno da qui in avanti, ma 8 non la voglio, quindi ho dovuto specificare così. Ecco qua gli esercizi che vi ho preparato. Siete pronti? Azionate il cronometro e fate più esercizi possibili in 2 minuti di tempo. Scoprirete che bastano pochi minuti per raggiungere ottimi risultati. Eccoci qua! Se i video ti sono stati utili e se gli esercizi ti sono serviti, fammelo sapere. Hai visto la novità? Ho creato una nuova playlist che si chiama FAQ, dove trovi tutti i video di esercizi specifici che alcuni di voi mi hanno chiesto. Quindi, se anche tu hai bisogno di un video ad hoc, di un esercizio o un argomento che magari non ti è chiaro, scrivimi su Facebook, Instagram, TikTok. Trovi tutti i miei riferimenti qui sotto e farò in modo di caricarne uno anche per te. Io ti saluto e ti aspetto al prossimo video. E ricordati che se non sei ancora bravo in matematica, è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.